Ciao a tutti, io sono Aurora e forse voi mi conoscete già perché questo canale ha ormai quasi 7 anni, 6 anni, 8 anni, non mi ricordo, ed è nato con intenti molto diversi da quelli che ho oggi io qua con voi e per voi, perché era nato come un canale dove io facevo cover e parlavo di trucco e cose che attualmente per me sono molto molto vecchie, cioè sono cose del mio passato, di quando ero piccolina e non faccio più. Cioè, canto ancora ogni tanto, molto a caso, giusto per hobby, e mi trucco molto raramente ormai perché in realtà la mia vita è una vita da zombie. E attualmente invece gran parte della mia vita la passo a leggere. Questo anche grazie proprio a YouTube, in realtà, perché un paio d'anni fa, soprattutto nel 2016, ho scoperto molti canali di YouTuber che parlavano di libri, di video, se ciao, di libri, e mi è piaciuta un sacco la cosa perché è bellissimo, perché condividi, è una cosa sia per te che per gli altri, perché condividi le tue letture o il tuo parere su alcuni libri, in questo modo ti sfoghi e riesci a parlare di quello che hai letto, che comunque è una cosa molto bella e riesci anche magari a invogliare qualcun altro a leggere quel libro, o in generale a leggere, che secondo me è già di per sé una grande cosa. E quindi oggi volevo parlarvi un pochino di quelle che sono state le mie letture di marzo. In realtà ho scelto un pessimo mese di cui parlarvi, perché marzo è stato uno dei mesi, penso il mese in cui ho letto meno in questi 2 anni. Non so perché, perché in realtà non è stato un mese particolarmente impegnativo o chissà cosa, però ho letto poco per i miei standard, ovviamente. Io generalmente leggo dai 6 ai 9 libri al mese. E questo mese, vabbè, non so parlare, ne ho letti solo 4. Ne ho letti solo 4 perché due di questi erano piuttosto lunghi e uno di questi mi ha parecchio bloccato perché ci sono rimasta su praticamente 2 settimane. E infatti il primo libro di cui vado a parlare è Lady Midnight di Cassandra Clare. Ho letto la saga principale, o meglio, tutte le due saghe, diciamo, insieme alle cronache di Magnus Bane, dell'Accademia, il Codice, tutto quanto. Questo era l'ultimo libro che mi mancava da leggere. E le due saghe principali le ho lette la primavera scorsa, mentre il Codice l'ho letto a febbraio, mi sembra. E le cronache dell'Accademia quest'estate in PDF e così via. Insomma, avevo letto tutto quanto quello che era inerente al mondo di Shadowhunter. Questo libro, oltre alla mole giga enorme, e per cui evidentemente mi ha tenuto 2 settimane incollata, cioè incollata mica troppo, perché in realtà non mi è piaciuto per l'appunto. Non mi è piaciuto tanto, perlomeno. È un libro che si è meritato su Goodreads, mi sembra 3 stelline, 3 stelline e mezzo, e nel mio personale quadernino dei libri 7 e mezzo, che per me non è un gran voto, cioè in realtà per le persone normali 7, 7 e mezzo non sono voti bruttissimi, per me sotto l'8 non è un bel voto. Gli do 7 e mezzo più sulla fiducia che per altro, perché in realtà il libro appunto non mi è piaciuto molto, ma in realtà non è neanche colpa forse tanto della Claire, ma semplicemente mi mancava il mondo della saga principale. Già le origini mi sono piaciute più per i personaggi che non per la storia, perché in realtà per me il mondo di Shadowhunter è il mondo dove ci sono Claire, Jace, Magnus, Alec, Simon, tutte quelle personcine lì. E un mondo Shadowhunter senza di loro, o comunque con loro a margine, è un mondo che per me sa molto poco di Shadowhunter. In realtà questo libro l'ho apprezzato per alcuni personaggi che mi piacciono tanto, e non vorrei fare spoiler quindi non vi dico chi, e mi piacevano anche in Città del Fuoco Celeste, quindi sì, sono anche voglioso di leggere i seguiti, però non mi è piaciuto tanto, diciamo, tenendo conto che i primi tre libri della saga principale, quindi Città di Ossa, Città di Vetro, Città di Cenere, li ho letti in 3 settimane e questo l'ho letto in 2 settimane, è evidente che non mi è piaciuto come la saga principale. Ma comunque aspetto il secondo molto volentieri, che dovrebbe uscire a maggio o giugno. Il secondo libro che ho letto è stato L'ultimo amante di Hachiko di Banana Yoshimoto. Vabbè, non vi ho raccontato la trama di Lady Midnight perché sennò farei spoiler tipo a tutto il mondo. Cioè, se non avete letto la saga principale, le saghe principali, tutti i 10 o 11 libri prima. Questo invece è un libricino molto breve nel tipico stile della Yoshimoto e parla di questa ragazza, figlia di una donna che gestisce una setta religiosa e fondata dalla madre a sua volta,
si distacca da questo ambiente piuttosto diseducativo per fidanzarsi con un ragazzo che sua nonna gli aveva predetto proprio che sarebbe diventato il suo ragazzo. Ma per il resto non mi ricordo quasi niente perché, nonostante sia passato meno di un mese, questo libro non mi ha lasciato niente e quindi non mi ricordo assolutamente nulla per il resto. Cioè, mi ricordo alcune scene proprio così sporadiche, ma non mi è piaciuto, non mi ha lasciato nulla. Ho letto quattro libri dello Ishimoto, fra cui Kitchen, questo, poi ho letto Akaka e High and Dry. High and Dry, Primo Amore, mi è piaciuto moltissimo, gli altri tre non mi sono piaciuti, quindi sono anche un po' in crisi, non so cosa fare con la Yoshimoto, se ritentare con altri libri, tipo Sly che mi ispira molto o lasciare perdere. Ma in generale penso che i giapponesi non siano il mio tipo di autori perché sono troppo criptici e io non li capisco probabilmente. O forse cerco troppa profondità dove invece non c'è niente. A questo libro avevo dato 7, ma probabilmente anche un po' troppo in realtà, perché sono sempre troppo gentile con i libri io. Dopo un po' mi rendo conto che meritano almeno dei voti che gli davo. Quindi vabbè. Poi ho letto La signora di Wildfell Hall di mi viene sempre Agnes Grey. Anne Bronte. Agnes Grey è il primo romanzo di Anne Bronte. Anne Bronte è la sorellina più piccola delle sorelle Bronte. Sto cercando di leggere un mese sì, un mese no, un libro delle sorelle Bronte. Infatti ho letto A ottobre Ciume Tempestose che non mi è piaciuto, se non per lo stile di scrittura veramente molto bello. Ho letto a gennaio Agnes Grey, io ho letto a marzo La signora di Wildfell Hall. Adesso dovrò approcciarmi a Charlotte Bronte, che è l'ultima sorella Bronte che mi rimane, la più grande e la più prolifica perché ha scritto quattro libri, di cui tre mattonazzi, peraltro. Questo libro parla di una donna che si trasferisce vicino al nostro protagonista, che è Mr. Markham, mentre lei è la signorina Graham. Tutti ham-ham, vabbè, fa niente. Lei è una pittrice, ha un figlio ed esce da una storia piuttosto problematica, e infatti non si confida con nessuno, non stringe amicizia con nessuno, non dà confidenza a nessuno, solo che il protagonista si innamora di lei e in realtà anche lei comincia a provare qualcosa per lui, quindi per cercare di farsi conoscere senza doversi esporre personalmente, gli lascia studiare, gli dice toh, leggitelo, e praticamente quasi tutto il libro, in realtà infatti che è un po' mattoncino perché sono quasi 400 pagine, è il diario di questa donna che si racconta e racconta un po' come si è formata, il perché del suo carattere, il perché di certe sue azioni, dei suoi comportamenti, della sua diffidenza, del suo trasferimento improvviso e di alcune sue frasi un po' criptiche e particolari che ha detto infatti a lui durante la loro conoscenza. È un libro che mi è piaciuto molto, gli ho dato 8 e mezzo forse, sì, 8 più. 8 e mezzo, vabbè, comunque siamo in questa fascia. Mi è piaciuto molto, l'ho trovato un Orgoglio e Pregiudizio 2.0. Perché secondo me ha la stessa emancipazione, la stessa voglia dell'autrice di esprimere emancipazione femminile, ma con una marcia in più, probabilmente. Non ha la stessa ironia di Jane Austen. Sono fresca anche di Orgoglio e Pregiudizio perché l'ho letto a febbraio, in realtà, quindi cioè, posso fare un confronto abbastanza fresco. Mi è piaciuto moltissimo Orgoglio e Pregiudizio quando l'ho letto quasi 2 mesi fa e non pensavo di trovare un libro che mi potesse piacere di più, e invece per certi versi questo mi è piaciuto di più. E effettivamente appunto è un gran bel libro secondo me, al contrario di Agnes Grey che non mi era per niente piaciuto a gennaio quando l'ho letto perché è praticamente un diario di questa povera istitutrice di casa di ricconi che un po' noioso, un po' perbenista, ipocrita, non mi è piaciuto molto, mentre invece questo mi è piaciuto molto. E inoltre vi consiglio sinceramente anche, cioè, questa edizione della Newton Compton. So che ce n'è un'altra bellissima, Verane di Pozza, però costa tipo 5 volte tanto. Cioè non tipo, costa 5 volte tanto praticamente, che è stupenda, però appunto questa costa 3,90 euro, quindi conviene molto di più e non è brutta. Il rosa probabilmente è un po' sparaflesciato in camera, in realtà è più basso, cioè un po' più tenue, più basso. Che cacchio è un rosa più basso? Vabbè, è più tenue e non è scritto minuscolo come la maggior parte dei mini mammut, è scritto abbastanza leggibile. E anche la traduzione, io non me ne intendo particolarmente di traduzioni, però mi sembra fatta bene, cioè nel senso è scorrevole, abbastanza moderna, mi è piaciuta. L'unica cosa che non ho apprezzato è la mancanza totale di postfazione, prefazione, introduzione, niente, non c'è niente in questo libro, niente. E la cosa mi è un po' dispiaciuta, però fa niente.
Anche questo ci ho messo una decina di giorni a leggerlo, ma non perché non mi sia piaciuto, appunto. Infine, l'ultimo libro che in realtà ho finito ad aprile, cioè il 1º aprile, quindi vabbè, nì. Però se non fosse andata in gita, probabilmente non l'avrei finito molto prima. È stato Estasi culinarie di Muriel Barberi. È un libro molto piccolino. E ho letto 2 libri piccoli e 2 libri enormi questo mese, però fa niente. E, è un libro molto piccolino ed è il prequel, se così si può dire, di L'eleganza del riccio. È infatti ambientato nello stesso palazzo, c'è cioè la stessa portinaia che ci parlava infatti nell'eleganza del riccio. E abbiamo un protagonista differente però, che è Monsieur Hortense, che viene nominato comunque anche nell'eleganza del riccio. In questo libro sta morendo, poveraccio. E lui è un grande critico culinario e ci parla della sua ricerca disperata del sapore perfetto, nei suoi ricordi fondamentalmente. È un libro che non mi è piaciuto tanto perché l'ho trovato filosofico su un piano che io non sono riuscita a capire probabilmente, perché non sono una cuoca appassionata, quindi probabilmente non posso capire veramente tutta questa passione nel cucinare, nel degustare, tutti i vari sapori, non so, retrogusti, queste cose non le capisco. Questo libro invece descrive moltissime di queste cose: carne, pesce, pane, vino, dolci, sorbetto, gelato, bomboni alla crema. E io, onestamente, sono una di quelle bestie grame che mangia e se è buono è buono, se no va a fa bagno. Cioè, non sono proprio una degustatrice culinaria di alto livello. E mi ha dato parecchio fastidio alcune descrizioni di tipi di cottura, trattamenti, conservazione di carne e pesce che veramente mi hanno fatto vomitare. Io sono anche vegetariana, peraltro, quindi cioè, potete capire il mio disgusto in certe scene. Infatti, gli ho dato 7 meno meno, dal 6 al 7, un votaccio piuttosto basserello. È un libro che onestamente non vi consiglio particolarmente. Cioè, no, anche perché ha proprio un'edizione bruttina. Cioè, io l'ho preso perché costava poco su Amazon, costava tipo 5 euro o qualcosa, però è proprio bruttina questa edizione. Sembra tipo un libro di cucina degli anni 90. Oscena, atroce. Cioè, in realtà non si direbbe, visto che forse, ecco, si vede, ho messo un po' di post-it, però sono più che altro descrizioni di cibi belle, come tipo quella che lui fa sul sorbetto al limone, oppure sul pane. Io poi sono un amante del pane, quindi onestamente vedere delle descrizioni così belle sul pane è un qualcosa di veramente piacevole. Secondo me il pane è un alimento sottovalutato. Però non voglio aprire discorsi inutili e che non c'entrano. Quindi comunque diciamo che se siete magari dei cuochi, per esempio, o se siete dei critici culinari, o se comunque vi interessa la cucina e ne sapete qualcosa, soprattutto ne conoscete qualcosa, allora probabilmente è il libro che vi consiglio. Se però, non lo so, se come me per esempio lo fate sulla fiducia dicendo ma sì, mi è piaciuta l'eleganza del riccio, prendiamolo, ecco, non fatelo perché non. No. Diciamo che di questo. Stavo per dire di questo haul. Di questo wrap-up vi consiglio decisamente solo La signora di Whitefell Hall. Il resto quindi, niente. Questo qua l'ho letto comunque dal 25 all'1 aprile, ma in realtà l'ho letto in 3 giorni, praticamente, in tre sedute, o in 4 sedute, una cosa del genere. Niente, dopo questo noi abbiamo finito. Vi ho illustrato le mie letture di marzo. Penso che il prossimo video sarà decisamente un tag, che era anche la cosa più intelligente da cui cominciare, ma io sono strana, quindi vabbè. E niente, spero che ci vedremo presto. Questi video per me sono molto più veloci da fare rispetto a cover o video di make-up, quindi dovrei riuscire a pubblicare in maniera frequente. Anche perché, onestamente, è un bello sfogo poter parlare di libri. Sì, decisamente. Quindi noi ci si vede alla prossima. Ciao!